Il metodo di studio appartiene alla dimensione dell'essere umano e per la sua natura interiore è difficile da insegnare. Frequentemente viene scambiato con capacità percettivo-motorie, come prendere appunti, usare l'evidenziatore per i concetti chiave, costruire schemi e mappe concettuali, annotare a bordo pagina le parole più significative. Queste attività sono in realtà delle tecniche che da sole però non sono sufficienti a favorire un apprendimento efficace. Per costruire un metodo di studio è necessario prendere coscienza attraverso un dialogo pedagogico del chi sono io e del come devo fare per imparare a stare attento e a riflettere in classe, partendo proprio dal mio stile di apprendimento. Per i suoi aspetti applicativi, il corso fornirà ai docenti di tutti i gradi scolastici una bussola necessaria per interagire con efficacia con tutti gli studenti e in particolare con quelli portatori di bisogni educativi speciali. Grazie.